Oggi video un po' diverso dal solito. Come al solito, nel 2023, a ridosso del 2024, ancora dobbiamo specificare delle cose. Oggi un bel video reaction perché, vedendo comunque sia il video di Sbortus, e dillo senza piangere, ho pensato che sì, ha ragione assolutamente, però vorrei aggiungere qualche cosina, qualche puntino anch'io sul video, visto che comunque mi è piaciuto parecchio. Vediamo, ve lo ripropongo anche io in una maniera un po' più diversa, dato che comunque anche noi purtroppo abbiamo dei problemi sotto questo punto di vista. Cominciamo a parlarne. Ma nella musica trap. È trattata in quel modo. Cioè, omosessuale. Ma di che ci sorprendiamo se un giovane di 22 anni I messaggi che considera arrivano sono una quelli. donna di 22 anni un oggetto? Ragazzi, non trovate interessante il fatto che dopo millenni di storia ci sia gente ancora non in grado di distinguere la finzione dalla realtà? Un po' come pensare che i videogiochi portino alla violenza. Bene, signori, eccoci qui. Purtroppo, dopo aver registrato tutte quante le clip, tutto quanto il video, mi ritrovo a dover registrare di nuovo il video perché non mi è piaciuto come è venuto, non mi è piaciuto l'audio, per cui alla fine sto qua. Mi dispiace. E capisco tanto i ragazzi del commentary, perché è veramente una cosa difficile. Detto questo, niente, ve lo registro qui perché effettivamente è un po' difficile gestire il tutto quanto, quindi ve lo registrerò così, abbiate pazienza. Allora, iniziamo subito il video con una riflessione molto interessante. Qui praticamente Sbortus apre il discorso con una riflessione stupenda, molto interessante, ovvero che siamo a ridosso del 2024 e ancora ci sentiamo dire determinate cose, ovvero chi ascolta trap è un potenziale femminicida, criminale. Io ci aggiungo, chi ascolta il black metal è un satanista e soprattutto chi gioca GTA e COD va a sparare nelle scuole in America, no? Giustamente perché. Pensate che sono anni che io ci sto ragionando sopra questo discorso. E penso che questo sia il momento adatto proprio per farci un video sopra e ragionarci su veramente quanto può influenzarci effettivamente la musica che ascoltiamo. Io vi dico la verità, sarei un folle a dire che a parere mio la musica non ci influenza, perché comunque nel bene o nel male riesce ad influenzarci. Io vi faccio il mio esempio, non l'esempio di Pinco Pallino, il mio esempio. Per esempio, da quando io ho iniziato ad ascoltare un certo genere, l'atmospheric black metal, come sapete, io ho iniziato a rispettare tantissimo la natura, ho molto più rispetto della mia terra, delle mie origini, e ho capito che veramente c'era del bello in questo e ho iniziato a valorizzarle queste cose. Vi faccio sempre l'esempio dei Sabaton, dei Durwin, dei Kiterion. Se non ci fossero stati loro, io non saprei niente di storia, non saprei niente della Divina Commedia. Per cui sì, la musica ci influenza, effettivamente. E allora perché in questo caso, visto che ci influenza, se l'anno scorso avevi il primo posto di Mumborgir, avevo appunto di Mumborgir nello Spotify Wrapped, perché non andavo a fare i riti satanici? Lo spiego subito. Perché ho la capacità di discernere il bene dal male. Ecco qui spiegato il tutto. Cioè, raga, io in questo momento posso tranquillamente chiudere il video così e andarmene. Video finito, raga. Basta. Cioè, voglio dire, la capacità di discernere il bene dal male ce la insegnano i nostri genitori quando siamo appunto bambini. Diciamo che comunque, ecco, con il tempo noi continuiamo a fare delle scelte, giusto o sbagliate che siano, ma questo comunque implica il fatto che continuiamo a imparare a discernere il bene dal male. Però comunque sia, diciamo che ci viene insegnato da piccoli questa cosa. Per cui, no, voglio dire, io non riesco a fare, cioè, io adesso vi faccio un esempio stupido, no? Io non riesco a fare una run da cattivo su Baldur's Gate, da malvagio su Baldur's Gate 3 senza sentirmi in colpa. Non riesco a giocare il caotico malvagio su Dungeons & Dragons, secondo voi, no? Posso mettermi nella vita reale a fare determinate cose? Poi, oh, non è che se fai la run da malvagio su Baldur's Gate vuol dire che sei una persona di merda, Voglio dire, vuoi solamente provare un certo tipo di emozioni diverse da quelle che appunto provi se fai la run da buono. Stessa cosa quando giochi a GTA o COD. Ci sono appunto i videogiochi che ci fanno provare appunto emozioni sia nel bene che nel male. Ma è giusto così. Ma la stessa cosa effettivamente nella musica. Cioè, se io ascolto DSBM è perché magari in quel momento voglio provare l'emozione forte che appunto prova l'artista. Magari in quel momento voglio proprio provare il dolore, l'ansia che
che vuole trasmettermi l'artista. E non per forza devo fare certe cose, anche se magari sto male. C'è una sparatoria in America. Il ragazzino aveva problemi in famiglia, problemi psicologici non attenzionati e dei traumi alle spalle, ma ha GTA 5 nella console. E quindi sicuramente colpa di GTA 5, no? Ora, il discorso di GTA 5, pensate che lo possiamo associare tranquillamente a Va. Lo censuro, non si sa mai. Se solo avesse avuto la possibilità di giocare ai videogiochi, no? Ma quel pazzo scatenato, secondo voi, cosa avremmo trovato nella sua console? Ora, scherzi a parte, il discorso è molto più ampio. Si fa presto a dire determinate cose sul suo conto. Ma dalla musica lo si poteva capire che questo era un pazzo, o anche dalle sue azioni. Sì, per carità, si poteva capire, si doveva capire, perché effettivamente ha fatto cose abbastanza brutte e cattive. Però voglio dire, anche Faust, per esempio, ha fatto cose cattive, cioè nel senso ha ucciso una persona, ha compiuto un omicidio. Peccato che Faust è uscito da prigione ed è uscito che si è pentito di quello che ha fatto, e voglio dire, è un'altra persona adesso, voglio dire, ha pagato e comunque sia non lo rifarebbe più. Che invece purtroppo è un altro tipo di, cioè, che è proprio un pazzo, cioè l'avete visto, insomma, tutte quelle cose che ha fatto le pensava veramente, cioè è una mente di uno squilibrato, ma è una mente criminale, ma non tutti sono come lui, voglio dire. Cioè, per esempio, no, nell'Inner Circle non c'erano solo Vag e Euronymous, c'erano persone veramente di cui non si è mai sentito parlare. Cioè, per esempio, Isham, che comunque bazzicava l'Inner Circle, ne faceva parte, eppure non si è mai sentito Isham. Comunque il succo del discorso è che i fomentati comunque ci stanno in tutti gli ambiti. Sta sempre a noi discernere il bene dal male. Questo non lo si fa solo con la musica, lo si fa anche nelle piccole azioni di tutti i giorni. Diciamo che la musica che si fa in una determinata epoca dipende molto dal contesto in cui viene fatta. È un po' il catalizzatore di quel contesto. Come il rock è un movimento di protesta contro l'establishment, ad esempio, l'hip hop, essendo un movimento culturale, non è solo rap, ma comprende anche il breaking, il graffitismo, ad esempio. In generale, comunque, è un movimento di strada, diciamo, e racconta tematiche come povertà e corruzione, squilibri sociali, eccetera. Quindi l'arte spesso racconta il contesto in cui si trova l'artista. E infatti l'arte racconta proprio il contesto in cui si trova l'artista, ok? Prendiamo per esempio la Norvegia degli anni 80. Come ha fatto a venire fuori il black metal, la second wave di black metal? Se prendiamo il contesto in cui ci troviamo, capiamo tutto, perché nel 90 la musica metal era ancora per pochi e i giovani appunto che la ascoltavano erano praticamente marginati, erano, diciamo, i reietti della società. Questo provocò un malcontento tra i giovani, che poi appunto si sono riuniti nell'Helvete, e il resto è appunto storia. Per ampliare il discorso potrei anche nominare il DSBM, il Depressive Suicidal Black Metal. È normale che una persona che soffre di depressione e si è avvicinata appunto al black metal ti porti delle tematiche del genere, ma c'è anche da dire che non è un genere che possono fare tutti, effettivamente. Ma non è esatto dire che è solo il mondo a influenzare l'arte, succede anche il contrario. Ad esempio Rokijō, il manga di Takamori, racconta di un giovane che diventa pugile, che vive quotidianamente la vita degli appartenenti al sottoproletariato, vive nella miseria, ma tramite la box dimostra che gli ultimi possono farcela, possono avere un futuro. Infatti Rokijō è la traduzione che noi occidentali gli abbiamo dato, ma il titolo originale è Ashita no Jo, cioè Gio del domani. Quindi è sicuramente il mondo reale in primo luogo ad aver ispirato il manga, questi contesti ovviamente esistono, ma questo manga è diventato poi catalizzatore di ciò di cui parla, è diventato un simbolo della lotta di classe e dei lavoratori che affollavano la periferia di Tokyo. In pratica Gio è diventato il portavoce degli ultimi. L'arte è uno dei modi più efficaci per diffondere un messaggio, per parlare anche di qualcosa come le condizioni tragiche di alcuni contesti giapponesi in questo caso, e ci sono state vere e proprie proteste in Giappone nel nome di Rokijō. Quindi prendete tutto questo discorso che vi ho fatto e tirate lo sciacquone, perché la verità è chiaramente un'altra, ovvero: di che ci sorprendiamo se un giovane di 22 anni considera una donna di 22 anni un oggetto?
L'arte è il miglior modo per portare un messaggio, un po' quello che ho detto poco fa proprio sull'atmospheric black metal. Questo messaggio certe volte può essere veramente pesante. Prendiamo in considerazione il DSBM, che parla appunto di tematiche molto forti come il suicidio e la depressione. Questa cosa ci serve proprio per capire appunto che cosa sta passando una persona che è in una fase del genere, e per non arrivare al punto limite, che poi appunto non si può tornare indietro. Quindi, se la criminalità è elevata, la gente cresce in condizioni pietose e viene educata alla violenza fin da giovane. Però nel momento in cui osano parlare di questa cosa, tu guarda come si permettono, è colpa loro se a catena una persona uccide una donna, non della scarsa educazione di quella persona, non di varie problematiche sociali o eventualmente psicologiche di questa persona. Il problema è proprio dei contesti sociali dove si trovano le persone. Ovvio che un certo contesto può favorire un certo tipo di arte, però, ripeto, l'arte rimane arte. Non mi sembra che nel 1900 le persone leggendo Salgari siano state ispirate a prendere il largo e ad andare a corseggiare nei Caraibi. Perché allora non facciamo anche questo tipo di confronto? Cioè, per i libri, per i dipinti, non è la stessa cosa? Io, dopo aver letto Frankenstein, non mi sembra di essere andato a profanare tombe al cimitero per mettere insieme i pezzi di cadavere per provare a tirare su un mostro. No. A me mi sembra che dopo aver letto Frankenstein io ho ampliato, se così vogliamo dire, ancora di più il mio odio verso l'umanità, perché è questo quello che voleva raccontarci Mary Shelley, è questo che voleva passare ai posteri, ecco. Voleva far capire quanto l'umanità faccia schifo, e l'ha fatto grazie a questo espediente narrativo, grazie appunto allo scienziato che ha creato il mostro e appunto ci fa vedere il mondo di quel tempo dagli occhi del mostro. Quello che ha passato è appunto tutto quello che è successo, perché è diventato un mostro. Scusatemi, per i libri, infatti, e i dipinti non è la stessa cosa? L'arte è solamente un mezzo. Finché si parla di mezzi, signori, dipende noi come lo usiamo questo mezzo. Lo si può usare bene come lo si può usare male. In realtà prima vi ho parlato di censura e non ho esagerato. Infatti ultimamente ha fatto discutere la decisione di un sindaco di un litorale laziale di impedire lo svolgimento di un concerto di Emischilla, perché la sua amministrazione è sempre stata attenta al tema della violenza di genere, sostenendo tutte le iniziative per contrastare il fenomeno, supportando le donne vittime. In pratica, a fare tutto questo scandalo è stata una canzone di Emischilla. Oh, che bello, finalmente siamo diventati famosi, anzi sono diventati famosi, perché io non sono di Ladispoli fino a prova contraria. Ci avete presente Cerveteri, le tombe etrusche? Ecco, 5 minuti da Ladispoli, non so di Ladispoli. Sono diventati famosi per il leone, adesso pure per questo. Complimenti a Grando, sempre sul pezzo comunque, eh? Grande Grando. Che comunque sia cavalca l'onda mediatica del fammi vedere che sono più politically correct, così almeno prendo più consensi. Tra l'altro, regà, facile, prende due frasi senza contesto, senza vedere il contesto, e far passare magari Emischilla o chi di dovere per una persona che magari non è. Mi viene in mente l'esempio adesso dei suicidal anxiety. Vi faccio un esempio, io regà vi porto gli esempi miei, perché poi, cioè, non vi posso portare esempi che non conosco. I suicidal anxiety, che a inizio anno dovevano suonare a una data, appunto, del Corsaro Fest, all'ex ospedaletto. Io vi lascio immaginare i commenti che ci sono stati sotto appunto questa, sotto l'evento, che avrebbero dovuto suonare all'ospedaletto un gruppo che si chiama suicidal anxiety. Oh mio Dio, regà, per favore. Tremendo, vero? Beh, sì, dato che questa è una canzone dal punto di vista, come si può benissimo capire, dell'aggressore, che ti fa immedesimare nei suoi pensieri. Dire che questa canzone esorti a commettere violenza è un po' come prendere Darkness di Eminem, che racconta della mentalità distorta di un uomo che sta per compiere una sparatoria di massa, e dire
dire che incita a fare la stessa cosa. Ma Dio, ma come si fa? Aristotele nel 370 a.C. raccontava della purificazione delle passioni di chi assisteva a una tragedia, perché l'arte drammatica produceva un sentimento di pietà e terrore nello spettatore. Quindi è l'opposto dell'imitazione, è appunto la catarsi. Se una persona ascolta un testo simile e gli viene voglia di imitarlo, il problema non è del testo, perché la musica è uno strumento, il problema è dell'ascoltatore che evidentemente non sta bene, perché una persona per bene non concluderebbe: ok, mi ha ispirato a fare la stessa cosa. L'ascoltatore non sta bene e dovrebbe essere aiutato. Ci tocca davvero non parlare più di tragedie o fatti molto gravi che accadono? Vedete che una società che tiene sotto al tappeto il marcio può solo peggiorare, è destinata a ripetere gli stessi sbagli. Poi questo discorso io lo faccio a prescindere dal mio gradimento per queste canzoni, perché onestamente 9 canzoni trap su 10, per esempio, mi fanno cagare. Ecco qui, ma la parafrasi, no? A scuola, ve l'hanno insegnata oppure la lasciamo solamente ai testi e le poesie di Dante e di Boccaccio? Ma scusatemi, no, io adesso voglio dire, ma se a scuola ci hanno insegnato certe cose, non è proprio per quel motivo che le dovremmo usare anche al di fuori? Ma come, siete i primi a dirlo e adesso mi sento di ste cose? Professor, mi devi venire a dire a cosa servono i limiti al di fuori di qui? In questo caso io aggiungerei che sì, mi hanno ispirato a combattere proprio contro queste cose, perché queste cose appunto fanno schifo e mi ci dissocio. Anche perché se noi andiamo a censurare tutto questo per evitare, proprio per evitare, tra molte virgolette, si va solamente di peggio. A me viene in mente l'esempio del proibizionismo, no? Ma in realtà l'esempio che vorrei fare è un po' l'esempio, adesso mi viene in mente 1984 di George Orwell, ma in realtà è molto più facile, ve lo spiego al volo. Cioè, nel senso, se io adesso dovessi andare a censurare un po' quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale con tutto l'antisemitismo, se io non faccio studiare queste cose, prima o poi in futuro arriverà una persona che farà gli stessi sbagli del baffetto che ha fatto queste cose e ci ritroveremo in una situazione analoga. Pensate un po'. E avendo buttato tutto quello che abbiamo passato, cioè nemmeno 100 anni fa, cioè follia. La censura, signori, porta a questo: bisogna studiare, non bisogna fare questo, bisogna studiare prima di tutto. Niente di più semplice, signori. E poi voglio dire, no, io vi ricordo che non serve la censura, basterebbe effettivamente solo applicarla alla legge. Cioè, se tu uccidi una persona, vai in carcere, punto. Non è niente di più semplice. Cioè, se tu compi un femminicidio, un omicidio, perché regà, è la stessa cosa, c'è solo l'aggravante sul femminicidio, ma provatemi a dire che è diverso. Cioè, sempre una persona tu hai ammazzato. Se tu compi un omicidio, compi un femminicidio, tu hai ammazzato una persona, punto. Non mi sembra che le vite delle ragazze, per dire, valgono più di quelle degli uomini. Le vite delle ragazze non è che valgono più di un ragazzo. Per carità, c'è l'aggravante del femminicidio, quello che volete, ma stiamo sempre lì. Una vita vale una vita, che sia di un uomo, una donna, di un ricco, di un povero, di qualsiasi razza, regà, punto. Poi che ci siano le aggravanti, sono d'accordo, perché c'è sta il motivo razziale, c'è sta il motivo sentimentale, quello che volete, ma comunque sia, se tu uccidi una persona, va in carcere, punto. Basterebbe solo applicare la legge, niente di più semplice. Comunque, l'opinione di Dillo Senza Piangere su questa roba ve la salto, perché sarebbe un po' troppo controversa, quindi meglio non fare ulteriori. Inoltre ha fatto scandalo una rima di Shiva, questa. Milano, e solo se è stata può far parte di un video. Letteralmente, lui dice che nei suoi video ci possono stare solo le ragazze che lo hanno preso nel culo. Cosa c***o ve la prendete con lui? Prendetevela con le bacce che la danno a cani e porci, perché sono delle arriviste. Che rompimento di coglioni. E queste femministeriche, la colpa è sempre dei maschi maschilisti privilegiati. Io però sono il primo a dire che in certi casi la community della trap è tossica. Guardate chi è venuto a minacciarmi in privato solo per aver detto che Shiva fa c***are.
Quindi sì, la community della trap a volte può essere tossica, ma non si può accusare un genere di essere ispiratorio di una violenza. L'arte non deve educare, e non bisogna imitare come le scimmie tutto quello che vediamo. È facile fare la predica ai ragazzi che fanno musica trap, quando le vostre figlie vogliono fidanzarsi con il malessere di turno, dopo non si lamentassero se vengono trattate da oggetti. Un saluto da Lillo senza piangere. Ecco, sul fatto delle community che c'è del tossico è assolutamente vero. E immaginate se adesso dico che mi stanno sul cazzo i Behemoth per colpa di Nergal, immaginate che potrebbe succedere. L'arte non deve educare, signori, perché come ho detto prima, l'arte è un mezzo. Come non deve educare la musica, non deve educare un libro, cioè magari può aiutare, ma in realtà, come dicevo prima, il problema è proprio il discernere il bene dal male. Bisogna capire da cosa dobbiamo farci, tra molte virgolette, influenzare, e bisogna capire cosa dobbiamo prendere effettivamente di qualsiasi cosa. Bisogna prendere solo il bene, bisogna prendere solo ciò che fa bene sia a noi stessi che alla comunità in sé per sé. Come dicevo prima, se mi sono fatto influenzare in bene dalla musica è proprio perché so che appunto l'Atmospheric Black ci porta un messaggio molto bello, come appunto quello che è l'amore per la natura, come fortunatamente ci stanno portando un po' le nuove leve del black metal in questo momento, rivedendo un attimo il war metal che c'era negli anni 90 e riportandolo nella versione giusta, ovvero non più vedendo la guerra come una cosa bella, bensì come una cosa da evitare, perché la guerra è dolore, la guerra è morte. Non serve che ve lo dico io che tutto questo fa schifo. Raga, poi ricordatevi una cosa: possiamo ascoltare trap, metal, power metal, black metal, rap, musica classica. Raga, siamo tutti fratelli. Siamo tutti amanti della musica, anche il trappettaro che andate a rompere il cazzo tutti i giorni, perché lo so che lo fate. Regà, siamo tutti amanti della musica e soprattutto, regà, siamo tutti umani. Ricordatevi questa cosa, non le create queste barriere, non le create. Regà, un grazie a Sbortus e a Dillo Senza Piangere per quello che fate, un grazie a tutta la community del commentary, vi voglio bene, continuate così.